secondo me prova la conclusione in porta. E così Pacillo col destro, formazione di Baker, allontana il portiere del Cogliano, poi conclusione di Sene, pallone che termina abbondantemente alto. C'è Pacillo da quest'altra parte, Santese si intestardisce un po', poi prova a riaprire di nuovo il gioco verso Mancino che è in posizione regolare, di prima a metterla dentro, buona Pacillo di testa, pallone che termina fuori di poco. Un tocco di mano, il calciatore era pro Cogliano. L'arbitro non se ne dà per intesi, il rilancio di Mazza, il colpo di testa di Santese a cercare Ciotti che riesce ad anticipare l'avversario. Ciotti, rete, Batti Pagliese in vantaggio, la sblocca Raffaele Ciotti al 23° minuto. Attenzione su questo calcio di punizione che manda dalla bandierina Maiorino e porta 5 uomini del Cogliano in area di rigore. Pallone sul primo palo, il colpo di testa che va a scheggiare la traversa da parte di Cennamo. Con Diachite che va a dar fastidio a Magliano, l'appoggio dietro per Capozza. Attenzione al taglio solito di Santese, si cerca Ciotti, eccolo Ciotti, il destro, Mendola. Ancora Zidane che va a perdere un brutto pallone, può partire Santese, da quest'altra parte c'è Pacillo, vediamo se lo vede Santese. È tutto solo Pacillo, la palla per lui, è buona, Pacillo lo stop, il destro! Ed è il 2-0 della Batti Pagliese. Francesco Pacillo a farsi vedere qua sotto, a far leggere qualcosa. Sei tutto per me e per la mamma, il bacio arriva. Poterla provare Santese che adesso prova ad inserirsi su questa palla di Sané, eccolo Santese a tu per tu con Amendola, gli spara addosso, la riprende ancora Santese e si fa rimontare dal portiere. E adesso sta salendo in cattedra, ancora grande palla di Pacillo per Santese, prova ad involarsi un'altra volta Santese con l'esterno e questa volta lo mette dentro, 3-0 per la Batti Pagliese, a segno il tridente offensivo, grande palla di Pacillo, questa volta freddo Santese, era più difficile di prima, questo l'ha fatto, quello di prima no. Che bello anticipo ora di Mancino che dà questa bella palla per Santese che sì. Mette dentro il 4-0. Scarico centrale, poi il pallone per Ciotti a tu per tu con Amendola, con i piedi riesce ad intercettare il pallone. Il neo capitano della Batti Pagliese. Poi Carfagna sulla corsa per Moscatello, non male questo pallone, Amendola fa un passare indietro, Moscatello entra in aria, in mezzo la palla per Ciccia sul secondo palo. Per Ciotti, si gira Ciotti, fa fuori un paio di avversari, va giù calcio di rigore. Pacillo mette dentro il 5-0, doppietta personale per Francesco Pacillo. Pallone profondo sul secondo palo. Gol, è andata dentro, il gol olimpionico. Minguzzi dal limite, si è fermato praticamente il Cogliano, Minguzzi entra in aria, non tira, l'appoggio per Ciccia, il sinistro, Amendola risponde con questa parata, pallone che termina in calcio d'angolo. Che induce in errore Amendola, Pacillo ha possibilità ancora di calciare, Pacillo, c'è la deviazione, c'è anche il 7-0. Ancora con Moscatello, doppietta anche per lui.